e della campagna regionale per il reddito di quarantena, si sente? Oggi ho dei problemi con il microfono, mi sa. Ok, allora ricomincio. Allora, dicevo, diamo la parola adesso a Maurizia, attivista Club Roma e della campagna regionale per il reddito di quarantena, con cui parleremo appunto del reddito di quarantena, come allargarlo e declinarlo, in chiave femminista e ecologista. E quindi come si può allargare e quali limiti può avere il reddito di quarantena da questo punto di vista. Pronto, mi sentite? Eccomi, mi sentite? Vado? Allora, innanzitutto vi ringrazio. Veramente due note su quanto è stato detto in modo certamente più denso di quanto farò io in questo tempo che ho a disposizione, anche partendo dal mio specifico di operatrice nel campo delle politiche attive del lavoro. La pandemia ci consegna, a mio avviso, evidenze e riflessioni che dovremmo essere in grado di rilanciare dal punto di vista politico con la dovuta urgenza, intrecciandole con il tema della rivendicazione del reddito, come misura universale. Innanzitutto, la prima riflessione è che, è figlia della crisi della governance neoliberale e di un modello di sviluppo che alimentandosi appunto di crisi cicliche produce, squilibri sociali e ambientali, che sono questioni che già sono state messe a tema in forma molto complessa e compiuta dal pensiero ecologista e femminista e che i due interventi introduttivi e quest'ultimo intervento ci hanno sicuramente ricordato. Le logiche estrattiviste a livello globale, oltre a deturpare i territori e le comunità umane, hanno la capacità di mettere al lavoro e a valore soprattutto le facoltà vitali, il corpo, l'emotività, il tempo, l'affettività, le relazioni, i codici linguistici. Ma anche il codice biologico, la genetica e la capacità riproduttiva. La seconda riflessione attiene alla redistribuzione ed alla risocializzazione qualitaria della ricchezza. Abbiamo più volte detto, anche nel primo panel, che le misure non sono state messe, che le misure che sono state messe in campo e anche quelle che saranno messe in campo nel decreto di aprile, che ormai è diventato di maggio, enfatizzano e radicalizzano le diseguaglianze sociali, dove la linea di frattura del genere pesa, intersecandosi almeno quanto quella del colore della classe, oltre che quella territoriale, che è geograficamente situata, e dei contesti di vita. E sicuramente la crisi non è uguale per tutti e per tutte, questo ce lo siamo detti, e bisogna mettere al centro i soggetti con la loro densità sociale, le loro biografie, le loro traiettorie di vita e con la possibilità stratificata che hanno di accedere alle risorse materiali simboliche e anche e soprattutto di agire nei contesti che sono sociali, economici, ma anche culturali. C'è sicuramente chi è rimasto escluso dalle misure. Non faccio qui un elenco che già conosciamo ampiamente, ne parlava già Tiziano nel primo panel. Conosciamo la natura strutturale del mercato del lavoro, anche giuridicamente costruito, come sempre più segmentato, precarizzato, sessuato e razzializzato, come giustamente ci ricordava Miriam. E abbiamo analizzato diffusamente in questi anni, ma anche mobilitato, almeno abbiamo provato a farlo e ci stiamo provando ancora, il lavoro povero, sfruttato, ricattato, quello schiavistico, ma anche quello volontario. Si pensi alle battaglie che abbiamo fatto rispetto anche a Garanzia Giovani. Le misure che sono fortemente selettive rispondono infatti a questa logica di frammentazione, segmentazione e anche della moltiplicazione delle forme del lavoro attraverso anche una targettizzazione delle politiche. Si pensi ad esempio alla misura specifica sul cosiddetto badantato e lavoro domestico di cui si fa gran parlare e che probabilmente sarà contenuta nel prossimo decreto.
Come non portare una riflessione su come le catene globali della cura che liberano alcune donne dal lavoro di riproduzione e però ne inchiodano al tempo stesso altre con ripercussioni anche drammatiche sugli affetti, oppure su come le forme di segregazione spaziale e temporale della vita attraverso il lavoro domestico, per esempio in convivenza, ridisegnano strutturalmente il mercato del lavoro e del welfare. Dico di più. Le misure che abbiamo visto adottate rispondono ad una logica familista e patriarcale, qualcuno già lo ricordava, non faccio volutamente riferimento alla boutade della categoria di famiglia e di congiunti, a una logica warfaristica di responsabilizzazione individuale e anche di attivazione finanche morale dei singoli, con questo elemento di colpevolizzazione che si ricorda. Ricordava in incipit di questo seminario che ha origini molto lontane e che certamente non inizia qui, anche questo è bene ricordarlo. C'è un piano simbolico, comunicativo, un piano delle retoriche su cui noi spesso insistiamo, che sono molto insidiose dal mio punto di vista ed ugualmente pericolose per l'impatto che hanno sulla vita delle persone. Da un lato vediamo le retoriche roboanti sugli eroi nazionali, sull'unità nazionale, sull'unità familiare che ribadiscono il senso dell'appartenenza, il nation building, la costruzione di comunità, la loro comunità. E dall'altro insieme anche la produzione però di un ordine discorsivo disciplinante, colpevolizzante e afflittivo anche dei comportamenti dei singoli, che rilancia il tema tanto caro del sospetto e della paura del comportamento deviante. Diciamo che tutta la fase 2 è informata sicuramente da questo tipo di retoriche. Si pensi poi in ultimo al discorso del ritorno alla terra, non inteso come contadinismo e valorizzazione del territorio e delle comunità umane, ovviamente, ma che in ottica funzionalista e neocoloniale utilizza il lavoro schiavistico dei migranti, l'oziosità e il parassitismo degli italiani che percepiscono i sussidi per la pura attività produttiva e mercificata. Terzo e ultimo punto, insieme al tema della ridistribuzione della ricchezza va posto con forza quello della democratizzazione del welfare. Già all'inizio del lockdown rispondemmo con la campagna Resto a casa ma, sottolineando come la casa e la famiglia, la residenza utilizzate come misura della vita sono elementi quantomeno problematici e nell'intento di non lasciare nella solitudine nessuno. Le donne recluse, donne violate, donne infelici, donne madri a tempo pieno, donne in smart working pervasivo, donne didattiche a distanza, donne operatrici domiciliari, donne invisibilizzate nel lavoro di cura. La democratizzazione del welfare significa a questo punto non solo affiancare alla rivendicazione del reddito, la rivendicazione di forme di reddito indiretto, abbiamo parlato di servizi, salute, abitare, trasporti, ma imporre anche nuovi modelli di relazione, dare valore all'istituzione della cura, soprattutto in un momento in cui sono il sistema sanitario, il terreno della riproduzione sociale, il tema della salute ad essere messi fortemente in tensione. Il prendersi cura, come diceva in un articolo recentissimo su Effimera anche Cristina Morini, va rimesso al centro come orizzonte delle nostre riflessioni e lo dimostrano anche le molteplici modalità che ci stiamo dando di mutualismo solidale, che sono sicuramente un'occasione di aggancio con quei segmenti di popolazione che sono più fragili, più vulnerabili, ma che devono avere l'ambizione di rifiutare i modelli assistenziali e trasformarli in spazi di cooperazione viva, operosità, partecipazione, capacitazione, ma anche di conflitto. Chiudo dicendo che è inutile dire che sia il reddito di cittadinanza, sia il reddito di emergenza che verrà, ci sembra non siano misure adeguate nel presente e soprattutto nel futuro. E che anche la campagna sul reddito di quarantena vada fatta entrare in una nuova fase, articolandone contenuti e forme di lotta. Nell'assemblea regionale del Lazio ci stiamo provando, individuando innanzitutto la regione e il comune come controparte, anche rispetto a un ruolo complementare sulle misure di politica attiva che la regione ha. Lo stiamo facendo, facendo esprimere le numerose vertenze organizzate che si stanno dando ed intrecciando la rivendicazione di un reddito diretto con la questione degli affitti, della riduzione delle bollette, del lavoro in sicurezza, anche mettendo a disposizione la messa in rete di sportelli e mutualismo radicato sui territori. Io credo piuttosto, veramente in conclusione, che come le pratiche e il pensiero femminista ecologista ci stanno indicando da tempo, bisogna rimettere al centro la vita in comune, per dirla la Mapuche, la vita immersa nell'ambiente che ci circonda, il desiderio di una vita degna
di essere vissuta, come dicono le femministe, come terreno fortemente ricompositivo e su cui, a mio avviso, si gioca veramente una battaglia radicale.